Io, chill! Ragazzole, ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un video diversissimo dal solito perché sono approdata per la mia primissima volta su Brawl Stars. Ebbene sì ragazzi, alla fine è successo, eravate davvero tantissimi di voi a chiedermi tutti i giorni tra Instagram, YouTube e in chat su Twitch: Marti, quando porti Brawl Stars? Marti, ma provalo, fidati che bello, fidati che bello. E alla fine ho ceduto e ho deciso di provarlo con voi in live proprio ieri su Twitch. Devo essere sincera ragazzi con voi, ma inizialmente ero molto scettica su questo gioco. Infatti, come sapete, era l'unico gioco della Supercell che non avevo mai giocato prima d'ora. Come sapete, gioco a Clash of Clans, Clash Royale, vi ho portato anche dei video qua sul canale YouTube e anche live su Twitch, tantissime live dedicate, ma Brawl Stars non l'avevo mai provato. Quindi ho deciso appunto di provarlo, visto che me l'avete richiesto in tantissimi, e devo essere sincera, mi sono ricreduta perché mi piace davvero da morire. Mi è piaciuto così tanto che ci avevo nerdato per almeno 3-4 ore in live. Infatti abbiamo fatto davvero tantissime cose, mi ho sbloccato dei nuovi brawler, delle nuove skin, ho trovato il mio primo leggendario, ho riscattato tantissime ricompense e ho giocato solo ed esclusivamente con Buzz, che me ne sono innamorata dal primo momento in cui l'abbiamo sbloccato. Infatti le partite che andate a vedere oggi ragazzi, mi sono assicurata di portarvi solo ed esclusivamente delle partite in cui non sono contro i bot ma contro i player, quindi mi sono assicurata prima di alzare un pochettino le coppe per poi portarvi appunto delle partite contro dei giocatori e non i bot, perché sennò è un po' noioso. Anche se a quanto ho capito i bot purtroppo a volte li incontri a prescindere dalle coppe che hai. Devo essere sincera, per essere la prima volta ho giocato davvero molto molto bene, ho capito da subito alcune meccaniche di alcuni brawler, di Buzz, eccetera eccetera eccetera. Infatti sarete voi siete a giudicare appunto come mi sono comportata e come è andata. Quindi ragazzoli, mi raccomando, spolliciate da più non posto questo video, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete il continuo di questa serie di Brawl Stars sul mio canale YouTube. E inoltre vi ricordo che mi trovate tutti i giorni in live sul mio canale Twitch dalle ore 17, dove appunto adesso giochiamo anche a Brawl Stars, quindi non mancate. Ora però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video. Vi auguro una buona visione. Allora, aspettate un secondo, devo un attimo vedere un po' di robe. Per prima cosa principale, cosa sono queste gemmettine viola? I bling servono ad acquistare skin, reazioni, graffiti e icone del profilo. Puoi ottenerli dalle soglie del Brawl Pass. Ok, il pass lo compreremo. Le monete servono per migliorare i brawler. Ottienile dal cammino dei trofei, dalle soglie dei Brawl Pass. Ok, compreremo il pass a maggior ragione, perfetto. Le gemme servono a comprare brawler, skin e altri articoli dal negozio. Ottienile dalle ricompense del Brawl Pass. Perfetto, compreremo il pass. Abbiamo una terza motivazione valida per comprare il pass. Quanto costa il pass? No, non lo compriamo, raga, tranquilli. Era soltanto un prank. Collegato a Super Serie 2 otterrai gratuitamente Bombardino Stregone. Lo facciamo poi off live perché ho paura adesso di farlo in live. Ah, c'è un nuovo evento di football. Quindi era un evento. Nita, assilatrice. Nita è una ragazzina feroce che non si tira mai indietro davanti a uno scontro. Il copricapo a forma di orso che ha in testa è un monito per tutti. Non svegliate l'orso che dorme. Questo cos'è, quello che evoca tipo l'orso come ultimate? Perché l'ho visto mi sa in game. Stai sbloccando? È il primo. Tacito quanto sei cesso. Ti intendi Bombardino Stregone? Ah no, questo? Free Blower. Eccolo. I Brawlers. Madonna ragazzi, ma è bellissimo questo qua. Ma è paciocosissimo. È il mio preferito adesso. Cioè ve lo giuro su Dio. Buzz adesso è il mio preferito. È il mio favorite. Stand back. Train professional here. Ok. Uno fatto fuori, prendiamoci il power ups. Possiamo potenziare Buzz ragazzi, eh. Possiamo potenziare Buzz perché abbiamo le gemmettine per farlo. Bro, c'è solo un Buzz qua in questa lobby. E sono io. Dai, vai a mangiare, non lo so, qualcosa di buono. Allora, due brawler ci sono. No, 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 no. Vabbè, le mine, dai. Ma no, ragazzi, quello mi sfonda sicuro, beh. Sì, va bene, va bene. No, ragazzi, ho paura, mi sto cagando sotto. Perché così tanta vita quello? Aiuto, aiuto. Calma. Caricami la ultimate, caricami la ultimate, vieni qua, vieni qua. Madonna, bro, sei il migliore al mondo, ti prego, caricami la ultimate. No, 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 no. No, 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 non 2v1, non 2v1, non 2v1, non 2v1 non è giusto, ragazzi, eh. No, 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 no. Scappa. Oddio. Oddio. Signori, l'escape. L'escape della Madonna con 50 HP. Si va a casa. Pezzo di... Non so. Oh, raga, ha fatto un escape giusto, cioè. Ha fatto un escape giustissimo. Zio, porco. Leggendario? Primo leggendario. Chill. Il primo. Il primo. Il primo. Il primo. Il primo. Devo leggere pure la resub del mio capitano preferito. Signori, leggendario. Sicuro brawler? Allora, se mi esce un brawler figo o qualcosa di utile, me lo dovete dire voi, eh. Vuoi essere anche una skin? Spererei più in un brawler che in una skin. Spererei in un brawler che effettivamente mi serva.
3, 2, 1. Ragazzi, chi è questo pelato? È la skin del primo. Però che carina. Io c'ho la cosa che devo pushare, capito? Cioè, gioco d'astuzia, ma devo pushare. Qua invece già camperano a 400 coppie, quindi la cosa è abbastanza grave, sì. Sembra che stanno giocando la mamma. Godo. Dai, vieni qua. Oh! Dai, vai a casa. Cos'è? Cos'era quel personaggio? Non lo so, lo chiameremo Fringuello 94. Ok? Dai, Buzz. Cos'è? Buzz contro Buzz? Vuoi fare Buzz contro Buzz? You wanna do Buzz versus Buzz? Stunned, dead, dai. Ci vediamo domani alle 4 e mezza. Puntuale, mi raccomando l'appuntamento perché odio quando le persone arrivano late. Godo, godo, godo! Muto da stare, fighi fulla, muto! Easy per il boss della Tasmania. Posso fare il clan, eh? Posso fare veramente fare... Ah, no. No, non voglio... No, non voglio entrare in un club. No, 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 no! Ok, ragazzi, pronti? Mi esce leggendario. L'ho proclamato, pronti? Ecco, guardate, mi esce leggendario. Pronti? Leggendario assicurato con questa tecnica, ok? Super rare. Non esce mai leggendario lì. No, in realtà mi è uscito il leggendario prima a me, ragazzi. Uno mi è uscito, quindi non è vero che non esce. Vai, vai a casa. Torna a casa tua, t'aspetterò. Che volevo dire? Buzz, vai, vieni qua. Stunned, morto. Stunned, morto. Vieni qua, stronzo. Godo, godo, muori. Chi è il prossimo che vuole prendere il gingillo di Buzz? Sì, dai, è arrivato quello che lancia i missili. Stunno, morto. Ciao, arrivederci. Ci vediamo domani alle 4 e mezza puntuale, mi raccomando, ti aspetto a colazione. Let's go, ski, let's go! È così che si fa. Ok, questo mi lancia i petardi. Sembra di essere, non lo so, Capodanno a Napoli. Mi serve l'ultimate. Se prendo l'ultimate posso jumpare uno. Se non ho l'ultimate è più difficile. Eccolo qua. Via uno. Pronti, raga? Lo jumpo. Grabbato. Bu, 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 bu. Full dead 200. Full box dead. E qua. E qua. Stunnato. Full box. Ripeto, raga, non conosco i brawler, non conosco i loro range, non conosco l'abilità, quindi è normale che certe cose non le sappia, eh. Sto giocando a Brawl Stars da 2 ore. Usciamo sti coglioni. Ok, quello è Edgar, vero? Quello che mi insegue con la sciarpa. Stunnato. Godo, Edgar di merda. Era lui, palese. Io, bro, what's up, my G? Stunno. Godo, 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 godo. No, 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 frate, non vale, 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 non vale. No, 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 no. Godo, 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 godo. Coglione di merda. Così impari a prendertela con il coccodrillo più forte del Far West. Ok, doggiamo, carichiamo la ultima e te pagniamo. Pronti? È il momento. 3, 2, 1. Facciamo il giro, ora ce lo diamo davanti. Ma perché il mio personaggio cammina? Suoniamo qua il primo. Il primo. Dai. Il primo andrà a cagare. Sì, a volte mi si bugga. Il coccodrillo è tipo cammina tipo col braccio così. Sembra tipo un po'... Non posso dire. Non posso dire. Non posso dire. Quello c'ha 4 di power up. Potrebbe... Ok, chiamiamoci questi. Voglio chiamarmi questo qua. Se si fightano però. Devo aspettare che fanno loro la prima mossa. Se lo pusho di ultima e ti arriva il primo e mi si sfonda. Quindi non posso farlo. Non sanno di me. Easy. Andiamo su qua il porco. Ciò che si chiama il pocio, ma lo chiameremo il porco. Ok, 1v2. Quella è una copia, quindi. Quindi quello vero è quello fuori. Questo lo facciamo fuori, che è la copia, che non me ne frega nulla. Ora ci pushiamo il primo. Appena viene un attimo indebolito lo stunniamo e easy win. Vai così. Stun. Muori, muori. Ma cosa? 600 fatte, ragazzi. Era il mio obiettivo di oggi, quindi godo come una c***a.
cazzo di iena. Eccoci ragazzi, giunti al termine di questo fantastico video. Io spero che vi sia piaciuto, devo essere sincera, mi sono divertita davvero tantissimo. Ovviamente sto registrando l'outro off stream, quindi se vedete che appunto ho alzato di 300 coppe perché ci ho giocato anche offline, perché raga mi diverte davvero tantissimo. E in live abbiamo fatto davvero tante cose, siamo arrivati a 600 coppe, ma in realtà adesso ne abbiamo 900. E abbiamo visto anche alcune meccaniche e alcune abilità di come funzionano altri brawler, che comunque essendo nuova su questo gioco è un qualcosa che ovviamente io non posso sapere, quindi è importante conoscerli anche per sapere appunto quando li ho contro come devo comportarmi. La prossima volta mi piacerebbe però magari provare qualche altro brawler, anche per non essere appunto monotone e giocare solo ed esclusivamente Buzz. Quindi magari fatemi sapere qui sotto nei commenti quale brawler potrei provare, e secondo voi qual è la top 3 di brawler più forti e la top 3 invece di brawler più divertenti, ma che magari non sono in meta, che li possiamo andare a provare in live e portare anche qua su YouTube. E secondo me il Buzz Battaglia è un qualcosa che dovremmo comprare, quindi lo vedremo magari in un prossimo episodio anche insieme al club. Quindi sincera Brawl Stars è davvero tanta tanta roba e lo riporterò sicuramente sul canale. E se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia subito un bel pollice in su, iscriviti al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Dalla vostra Grada Mist è tutto, bella a tutti ragazzi!